Buonasera a tutti, io sono Andrea Sidoti e benvenuti alla nuova puntata di Good Night Milano. L'ospite di questa sera è l'assessore al trasporto e all'ambiente Pierfrancesco Maran, con cui abbiamo discusso di alcuni dei problemi principali e delle relative soluzioni riguardanti la città di Milano. Questo è quello che ci siamo detti. M4, la nuova linea metropolitana di Milano, sta creando molti disagi con i suoi cantieri tra i cittadini e molte polemiche a livello di opposizioni. Lei come risponde a queste critiche? Allora, costruire la metropolitana necessita ovviamente di tempo. Per fare una linea in una città come la nostra ci vogliono più di 7 anni, nel nostro caso stiamo parlando di 88 mesi. Sono tempi oggettivamente lunghi e quindi è normale che ci siano delle criticità durante i lavori, ma sono anche quelli che accade dalla Germania, alla Francia, alla Spagna, insomma, si riesce a costruire più rapidamente in situazioni non urbanizzate, ad esempio paesi arabi riescono a fare metropolitane in 2 o 3 anni. Aprire i cantieri è normale che causi qualche protesta da parte di chi ci abita intorno, è purtroppo normale anche che causi qualche protesta da parte di chi strumentalmente la usa per finalità politiche. Io credo che sia stato fatto un lavoro importante per cercare di ridurre i disagi al minimo laddove è possibile, sia nella riorganizzazione di alcuni cantieri, sia anche di alcuni interventi ambientalmente importanti. Pensiamo al fatto di come è stato rivisto il modo di tirare via la terra delle gallerie, che all'inizio dovevano uscire da alcuni punti semicentrali della città, invece ora verrà estratta direttamente in luoghi vicini alle tangenziali, evitando traffico, inquinamento e polvere. E poi, tutti i lavori possono sempre essere fatti in maniera diversa. Di certo il tema principale che ci siamo trovati è quello degli alberi. Pensare che si possa fare una metropolitana senza dover scavare a cielo aperto le aree delle stazioni è francamente non possibile, quindi posso capire il disagio di chi non condivide la costruzione della metro, meno un po' la critica del voglio la metro ma non volevo avere quel tipo di lavori, perché purtroppo le due cose insieme non si possono fare. Appunto, riguardo alla M4, una delle polemiche più importanti è quella riguardante gli alberi. Lei si occupa anche di ambiente, quindi suppongo che questo sia un tema a lei caro, a cui vorrà dare una risposta forte. Sì, ma lì noi andiamo a incidere ovviamente sulle aree di scavo della metropolitana. Ricordiamo che circa l'80% viene fatto in galleria e quindi sono cantieri che non si vedono in superficie, ma sulle stazioni e poi su alcuni manufatti che servono per fare le uscite di sicurezza invece bisogna agire a cielo aperto, e questo prevede in diversi punti di dover tagliare alberi, anche perché la linea passa per alcune zone che hanno delle aree verdi anche di pregio. Io non credo che fosse evitabile, però credo anche che, così come è accaduto sulla Lilla, dove tra l'altro sono stati tagliati più alberi che sulla M4, c'è l'impegno a ripiantumare sia il fatto che nelle aree interessate verrà aumentato il verde del 20%, poi certo si tratta di alberi nuovi che sono diversi da alberi che hanno decenni come quelli che sono stati tagliati, tra l'altro decenni e non secolari, perché poi nelle critiche spesso ci si inventa storie che però non esistono, perché sono in larga parte piantumazioni del secondo dopoguerra, quindi più recenti, ma anche segno che in alcuni decenni poi gli alberi prendono una forma importante. E dall'altra però ci sono anche delle aree di nuova piantumazione, pensiamo alla zona di San Cristoforo dove verranno piantumati 1000 nuovi alberi nuovi. Pensiamo ad alcuni parchi come il Parco Follanini e l'Ido Scalo nell'est della città, o il Parco delle Risaie all'ovest della città. Sono zone verdi già esistenti ma in cui sostanzialmente non va nessuno, mentre invece saranno raggiungibili in meno di un quarto d'ora da Piazza San Babila attraverso la metropolitana. Nonostante l'area C e l'impegno del comune, a livello di inquinamento Milano è sempre tra le prime città italiane e in molti provvedimenti contro gli automobilisti sembrano non aver portato grandi frutti. Forse non è questa la prima causa dell'inquinamento cittadino. Ma noi abbiamo il privilegio di vivere in una regione bella come la Lombardia, ma anche lo svantaggio di trovarci in una zona, la pianura padana, che per conformazione climatica è incapace di disperdere le emissioni inquinanti, quindi quello che produciamo ci resta sull'aria e rende la pianura padana una delle 3-4 zone europee peggiori dal punto di vista dell'inquinamento. Questo ci impone di cercare di ridurre le emissioni il più possibile.
Da un lato c'è il tema del traffico che resta comunque la causa principale, dall'altra quella delle emissioni domestiche. Poi ci sono altre cause non trascurabili come si pensa, che sono quelle agricole e quelle dei camini, che hanno un'incidenza più lombarda che milanese. Sul traffico sicuramente ci sono stati dei miglioramenti, oserei dire in misura maggiore rispetto al tema delle caldaie. Qual è la difficoltà sulle caldaie? Da un lato anche qui delle cose sono avvenute. Prendiamo il teleriscaldamento. Anche quest'anno il numero di edifici allacciati al teleriscaldamento è cresciuto del 10%. Sugli edifici pubblici si sta facendo, si può fare, si deve fare sempre di più, però più o meno si sta andando avanti. L'altra difficoltà che abbiamo però è anche gli edifici privati, dove complice anche la crisi economica, nonostante il fatto che sostegni da parte in particolare del governo esistono, però si può e si deve fare sempre di più. Anche qui il ruolo del pubblico però è di stimolare investimenti privati, quindi noi anche comune ad esempio stiamo cercando di lavorare sulle banche perché lavorino su offerte rivolte ai condomini, perché agevolino questo tipo di pratiche. Dobbiamo darci una mano perché non si può pensare, uno, non ci sono bacchette magiche contro lo smog, c'è il fatto che tante azioni tutte insieme produrranno e stanno producendo un risultato. Non dimentichiamoci che da 2 anni a questa parte, per la prima volta, il Comune di Milano rispetta almeno un parametro ambientale. Non è sufficiente, ma è la prima volta che succede. Sempre in tema di automobili, un'altra polemica riguarda il proliferare delle strisce blu per parcheggiare sulle strade negli ultimi anni. Lei come commenta questa situazione? Ma dunque, sono critiche comprensibili perché comunque c'è un principio che è diffuso in molti nostri cittadini per cui parcheggiare è comunque un diritto. Tutte le città di medio-grandi dimensioni nel mondo hanno fatto la soluzione di mettere strisce a pagamento. Il motivo non è banale come si immagina, c'è cioè un tema di fare cassa, ma oggettivamente viene considerata da tutti gli esperti di trasporti la politica più efficace per ridurre il traffico. Cioè, se io so che ovunque vado mi troverò a pagare, tendenzialmente valuto delle alternative rispetto a prendere la macchina. E questo in realtà è quello che è successo anche a Milano, perché poi è iniziata l'epoca di Albertini, la tracciatura delle strisce. E questo ha comportato il fatto che comunque negli ultimi 15 anni, negli ultimi anni un'accelerazione anche grazie all'ARC, ma già prima vi è stata una progressiva riduzione del traffico. Le strisce blu hanno aiutato molto. Allora, è un elemento che è difficile da spiegare ai cittadini, sicuramente non simpatico, ma tutti gli esperti di trasporti concordano che è una delle cose più efficaci. Non è un caso che è quasi impossibile ormai trovare una città con cui ci si paragona nel mondo dove la sosta non è a pagamento. È tornato da pochi giorni da Parigi, dove ha incontrato alcuni suoi colleghi, Neanche lì la sosta a pagamento. dove appunto sì, dove ha incontrato alcuni suoi colleghi del resto d'Europa. È tornato a casa con alcune nuove idee su Milano e come ritiene sia considerata oggi la città a livello internazionale. Credo dobbiamo essere contenti che Milano in questi anni, già prima di Expo, però anche nell'ultimo periodo grazie ad Expo, è ritornata ad essere una città interessante nel panorama europeo, e lo è anche sui temi della sostenibilità. I premi internazionali non cambiano la vita a nessuna città, però il fatto che Milano 2 anni fa sia stata premiata dall'OCSE come miglior politica dei trasporti nel 2014 con ARC, che quest'anno con le politiche in sharing siamo stati premiati da Eurocities, dimostra che siamo tornati ad essere una città considerata. Poi discutiamo se è la migliore o meno, ma non è questo che conta, perché di solito le città italiane non venivano neanche considerate. Però più in generale c'è il fatto che tutti quanti ci dobbiamo fronteggiare problemi simili, anche brontolii simili dei cittadini, perché sul pagamento delle strisce, su alcuni provvedimenti a riduzione del traffico, non è che i cittadini di Milano protestano più di quelli di Berlino, è la stessa cosa, no? E allora anche il capire come lo si spiega, come si coinvolge, sono problemi comuni. Io credo che sia davvero utile avere questo tipo di panorama, specie oggi che abbiamo più la necessità di confrontarci con quelle città che con le altre città italiane. Come immagina Milano nel breve futuro, entro il 2020? Forse la scelta dipende anche dalle imminenti elezioni, dalla scelta del futuro sindaco. Sì, conta il futuro sindaco, ma non pensiamo che sia la politica la bacchetta magica della società. Milano è una città dove, talmente complessa dove ognuno fa la sua parte.
corpi imprenditoriali, chi lavora, insomma, cambia grazie a tutti e anche Expo l'abbiamo vinto perché ognuno ha fatto del suo meglio. Io credo che abbiamo una sfida che è più complicata di quella di Expo, perché Expo ci ha consegnato il fatto che siamo diventati una delle città più interessanti a livello mondiale, ma è molto più è difficile rimanere una città interessante che diventarlo. E proprio per questo dobbiamo inventarci la Milano dei prossimi anni. Però le sfide ce le abbiamo lì, perché le aree degli scali ferroviari, il modo con cui faremo il post-expo, il fatto che il post-expo può diventare un luogo di ricerca universitaria, e noi abbiamo 250.000 studenti, se coinvolgiamo, se lì cresciamo, diventa anche il luogo dove tanti ragazzi europei vorranno venire, come è stato 10 anni fa a Barcellona o 5 anni fa a Berlino. Allora, oggi il futuro è nelle nostre mani, dobbiamo riuscire a cogliere le opportunità. Ringraziamo l'assessore Maran per averci concesso questa intervista. Io vi ricordo, come sempre, di dire la vostra opinione sulla nostra pagina Facebook e la televisione web. Intanto vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che ci vediamo fra 2 settimane con la prossima puntata di Good Night Milano.